Ciao a tutti, io sono Carolina e quella di oggi sarà una puntata speciale del mio inventario make-up perché è un video su richiesta. Tra l'altro, un video su richiesta della mia amica Matilde, a cui mando un bacione, dell'omonimo canale Matilde Baldi, che tempo fa nei commenti ad un vecchio video mi aveva chiesto se avessi potuto girare un video relativo alla mia collezione di palette Colourpop. Poiché in quel momento stavo aspettando appunto un pacco da Colourpop proveniente dagli Stati Uniti, ho deciso di aspettare e ecco qui con queste 13 bambine riunite qui davanti a me, pronte a farvele vedere. Prima di partire, diamo un po' di, diciamo un po' di contesto. Colourpop è un marchio americano low cost prodotto in California, anzi loro dicono che sono progettati e anche prodotti in California, perché Colourpop fa parte di un incubatore di brand di bellezza che si chiama Seed Beauty. Da Seed Beauty è nata non solo Colourpop, ma anche la prima versione del brand di Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, che poi è stata acquisita da un'altra multinazionale della cosmesi. Ecco perché le formule attuali di Kylie sono un po' diverse, diciamo, sono più simili a quelle dei brand sotto l'ombrello Estée Lauder, mentre in passato molte formule di Kylie Cosmetics erano in comune con quelle di Colourpop, così come molti colori, soprattutto molti colori dei famosissimi lip kit, quindi il duo rossetto liquido opaco più matita labbra di Kylie, erano dei dupe perfetti di altrettanti rossetti liquidi di Colourpop. Quindi, se doveste trovare molte somiglianze tra le prime palette di Colourpop e alcune delle palette originarie di Kylie Cosmetics, questo è il motivo. Altri brand che sono stati incubati da Seed Beauty sono anche il brand di Tati, che ora non è più in commercio. Non so se vi ricordate la palette Textured Neutrals che vi metterò qui in foto. Comunque era uscita credo a fine 2018, poi per motivi legali Tati Beauty ha dovuto interrompere la commercializzazione di prodotti con il proprio marchio, però pare che dovrebbe tornare questo brand. E una particolarità di Seed Beauty è che possedendo la fabbrica direttamente lì in California, non esternalizza la produzione in un paese terzo, quindi che ne so, Cina, e fa preparare le formulazioni, il design, i packaging, tutti in-house, quindi tutti all'interno della stessa struttura. E avevo letto un'intervista ai due fratelli proprietari di Seed Beauty, sono un fratello e una sorella, che dicevano che in Colourpop è possibile progettare una collezione, metterla in produzione e venderla nel giro di poco più di una settimana, cosa che per altri marchi cosmetici sarebbe impossibile perché magari fanno mettere a punto le formulazioni all'estero in un laboratorio esterno rispetto al proprio brand, che quindi un laboratorio che quindi mette a punto o perfeziona formule per tanti altri marchi, quindi è possibile che questa formula sia rivenduta a terzi. Mentre nel caso di Colourpop le cose si fanno tutte in casa, e ecco perché Colourpop è stata anche definita e accusata spesso di essere un fast fashion della cosmesi, perché perlomeno negli anni d'oro veniva messa in vendita, veniva commercializzata una nuova collezione a settimana, con tutto il discorso etico sullo spreco di risorse, di materie prime e anche lo spreco di CO2 che ciò comporta. Ora, dopo la pandemia, le uscite, sebbene siano numerose, si sono molto rallentate rispetto a come era prima della pandemia. Fatto sta che Colourpop rimane un marchio low cost che riesce a mantenersi low cost perché concentra tutta la sua produzione in un unico luogo e a livello di qualità, sebbene non ci troviamo di fronte a formule particolarmente eccezionali o particolarmente speciali, diverse che si distinguono dal mercato, ci troviamo però di fronte, io parlo per me dalla mia esperienza personale con questi ombretti che tendo ad utilizzare molto spesso nel quotidiano, proprio perché sono quegli ombretti semplici, di utilizzo facile, di utilizzo intuitivo, che pur non presentando effetti speciali, pur non presentando degli effetti strabilianti sull'occhio, rendono però un trucco sempre
presentabile, dignitoso e molto spesso più che presentabile, più che dignitoso, perché si tratta comunque di palette che vi sto per far vedere, tutte coerenti con il proprio tema e tutte molto curate, sia nell'ispirazione che c'è dietro, sia nella scelta cromatica. Colourpop negli ultimi anni poi si sta distinguendo per fare tante collaborazioni con marchi terzi o con appunto, diciamo, esponenti della cultura pop di terze parti, come per esempio Hocus Pocus della Disney. Con la Disney ha fatto tantissime collaborazioni Colourpop, Star Wars, che comunque è stato acquisito da Disney, quindi più o meno ce la giochiamo in tasca. Negli ultimi anni con Harry Potter, con Naruto, con The Legend of Korra, con Sailor Moon. Quindi è davvero un marchio, secondo me, molto molto interessante. Quale potrebbe essere un po' diciamo il lato oscuro, perlomeno per noi consumatori e consumatrici che acquistiamo dall'Europa, e che Colourpop spedisce dal sito ufficiale che ha sede, appunto, dicevo, in California, e anni fa spediva con Poste Italiane. Adesso la situazione delle spedizioni è migliorata perché lo spedizioniere è DHL, purtroppo però. Una volta che il pacco arriva in Germania, passa sotto le grinfie di Poste Italiane e tutte le funzionalità, tutti i benefit che offre DHL, come la possibilità di poter pagare la dogana in anticipo, di sapere in anticipo qual è il costo delle tasse doganali che pagheremo, non c'è più. Quindi ci dobbiamo affidare al caso e a Poste Italiane. Devo dire che pre-pandemia, e anche durante la pandemia, i pacchi di Colourpop permanevano mesi nelle dogane a Peschiera Borromeo, lì all'aeroporto di Malpensa. Una volta addirittura un pacco ordinato per il Black Friday mi è arrivato a febbraio. Ora le cose sono migliorate, sono più snelle, quindi la dogana si paga. Però, d'altra parte, esiste un florido mercato di seconda mano praticamente in tonsa su Vinted, e io tante di queste cosine sono riuscita a reperirle su Vinted. Quindi credo di aver dato un quadro un po' generale di come la penso su Colourpop. Chi mi segue da circa un annetto ha potuto sentire più volte questa solfa, perché l'anno scorso ho fatto un progetto smaltimento a tema Colourpop in cui sono riuscita a portare avanti tante cose, visto che Colourpop è un brand completo, vende anche non solo prodotti occhi, ma prodotti labbra, prodotti viso, tutto, tutto, tutto. Il loro correttore Pretty Fresh è uno dei miei correttori preferiti, e in uno degli ultimi ordini ho preso anche la nuova formulazione delle matite occhi che ho usato una volta e sono rimasta folgorata sulla via di Damasco. Ma questo è un discorso che affronteremo a parte, affronteremo in futuro in altri video. Ora ci concentriamo sulle palette occhi. Cercherò di andare piuttosto veloce e di dividere soprattutto le palette in quelle in collaborazione con saghe della cultura pop e quelle non in collaborazione, quelle che diciamo seguono un tema originale, tra virgolette. E la prima da cui partirei è proprio la più anziana tra le palette di Colourpop che sono rimaste in mio possesso, perché comunque io qualcuna l'ho rivenduta visto che non la utilizzavo. Parlo per esempio della palette in collaborazione con Mulan. E la prima che vi faccio vedere è la Good Sport, ovvero proprio la palette che l'anno scorso è stata oggetto del mio progetto Color Pen. Vi faccio vedere anche che sono riuscita a fare due buchini. Tra l'altro, dimenticavo, cioè è doveroso aggiungere che queste palette costano pochino, ma per il poco che le pagate ottenete tantissimo, tantissimo prodotto. Vi vorrei far vedere, far apprezzare la profondità di queste cialde, soprattutto quelle opache. Comunque, la Good Sport, che era uscita per l'autunno 2018, è una bellissima palette dalle tonalità autunnali, ma non sono tonalità scontate. Questa storia colore, tra l'altro, e ne ho parlato anche in uno degli aggiornamenti di quel progetto, secondo me è stata ripresa tantissimo nello scorso autunno da Anastasia Beverly Hills per la sua Fall Romance, perché abbiamo delle tonalità calde aranciate su cui si innestano dei viola e dei verdi acidi. E questo colore, che è Rookie, è un colore spettacolare, è un rame aranciato con dei micro glitter blu che vanno assolutamente applicati su colla glitter perché hanno proprio bisogno di esplodere. È un ombretto bellissimo. Poi, una delle, sempre delle più anziane che possiedo, è la Off Melrose. La Off Melrose è una palette neutra, quotidiana, molto molto tendente al rosa e al grigino.
Potete vedere che ci sono colori che ho utilizzato parecchio, come questo che è Brunch, mentre altri che ho esplorato di meno. In questa palette è presente anche un bellissimo duochrome che è questo, Fairfax, ma purtroppo è presente anche una croce di varie palette Colourpop, ovvero i glitter pressati, che io non utilizzo mai perché sono terrorizzata dall'idea di ritrovarmeli all'interno della lente a contatto. Quindi per me i glitter pressati di Colourpop possono rimanere nelle palette e siamo a posto così. Poi, quelle che vi faccio vedere ora sono delle palette per la maggior parte pochissimo utilizzate. Una di queste è questo quad, i quad da quattro ombretti appunto. Questi sono ispirati ai segni zodiacali e io ho preso quella del mio segno zodiacale che è il cancro. L'ho utilizzato poche volte, però ci ho realizzato un GRVM vecchio come il cucco che vi linkerò da qualche parte. E potete vedere che è una selezione colori molto coerente, perché è anche molto particolare, perché su questi due opachi caldi sono stati abbinati due topper praticamente freddi, violacei, che però fanno ottenere sempre dei look molto freschi, molto sbarazzini e molto originali. E la qualità di questi quad, secondo me, è notevole, anzi, forse è una qualità ancora più alta rispetto alle palette più grandi. Mi era piaciuto tantissimo, questo è un quad che sicuramente devo utilizzare molto molto di più. Poi, queste tre che vi sto per far vedere, che non fanno parte di collab con, diciamo, esponenti della cultura pop, purtroppo sono palette che io non ho mai utilizzato. Partiamo da quella di cui dovrei vergognarmi di più, che è la In the Limelight, che possiedo da 2 anni e io non l'ho mai nemmeno swatchata, proprio disonore forte. La Limelight fa parte di una categoria di palette monocromatiche di Colourpop, che io questa l'ho voluta prendere perché adoro i verdi acidi. Se siete abituati di questo canale sapete il mio amore sia proprio per la tonalità del verde, ma soprattutto per questi toni più acidelli, ma purtroppo non saprei dirvi niente di più se non che questa storia colore mi fa impazzire, anche se sembra che ci siano molte ripetizioni, perché io non l'ho mai usata. Queste due palette sono nuovissime, le ho prese nell'ultimo ordine e sono la Troublemaker e la Alt Glam, che ho preso a pochissimi dollari perché sta per uscire di produzione. E vi faccio vedere la Troublemaker, diciamo, è qualcosa che mancava nella mia collezione perché è una palette fredda, quotidiana, smoky, tendente al grigio e al malva. Ha anche una cialda vagamente duochrome, che è questa qui, Wild, ma anche Villain Era, non scherza. Molto molto carina, non vi so dire nulla di più approfondito perché non l'ho ancora mai utilizzata, e lo stesso vale per, nel frattempo rimetto a posto, lo stesso vale per la Control Alt Glam, che da quando è stata acquistata è stata, nel frattempo io faccio scavicchi ma non apra, è stata semplicemente ammirata perché non ho ancora avuto tempo né modo di sfruttarla. Anche qui c'è una preponderanza di tonalità sul viola, sul fucsia, sul magenta, con questi pop di rame e di azzurro. Sì, è un bellissimo color mare, diciamo. Non lo so, questa storia colori mi ha colpito subito, è molto molto particolare e ha una certa coerenza, perché se andiamo a vedere, ogni colonna potrebbe rappresentare un diverso look occhi. Quindi, queste sono quelle non tematiche, che non fanno parte di nessuna collaborazione. Do un attimo una ricaricata alla videocamera e poi torno da voi per farvi vedere quelle invece in collaborazione con esponenti della cultura pop. Sia la videocamera che io abbiamo fatto una pausa energizzante, nel frattempo è cambiata un po' la luce perché si è annuvolato, però poco male, almeno così avete anche modo di vedere come sono questi ombretti, come sono questi colori, anche con una luce più bassa, un po' più cupa, perché io filmo unicamente a luce naturale. Bene, quindi questa seconda parte di inventario Colourpop riguarda, come dicevo prima, le palette cultura pop, quindi quelle in collaborazione con saghe, film, libri o serie animate che Colourpop ha fatto uscire nel corso del tempo e che sono quelle che chiaramente io possiedo. Alcune di queste collezioni comprendono più pezzi, che sono anche altre palette, che io però non ho acquistato perché magari non mi piacevano tantissimo, comunque non ritenevo fosse il caso di completare la collezione con palette che comunque avrei utilizzato poco. E partirei con le tre palette che possiedo di Colourpop in collaborazione con Star Wars e
diciamo, saghe collaterali. La prima che vi faccio vedere è quella proprio ispirata, tra l'altro, Peck, che io da grande fan della saga originale adoro, quella ispirata ai colori del primissimo film, quello del 77. Il Peck secondario è questo, è più sobrio rispetto al. È più sobrio rispetto al cartoncino che riporta proprio la locandina originale del film. E questa palette, che è tendenzialmente neutro fredda con dei pop rossi e blu, l'ho utilizzata spesso sul canale. Le ho dedicato almeno 4 video. Tutti i video che io ho realizzato con le palette che vi mostro ve li linko giù in info box, perché anche se sono video vecchi realizzati con la vecchia fotocamera e sono un po' imbarazzanti da riguardare, per me sono comunque video in cui do degli spunti su come utilizzare queste palette e non mi va proprio di buttarli completamente nella raccolta dell'umido, quindi ve li linko giù se poi siete curiosi di andarli a vedere. E a me questa storia colore piace tantissimo, proprio perché è molto quotidiana, però ha quel che in più. E Hyperspace è un bellissimo duochrome, è un po' una sorta di blue brown, quindi una base marroncina neutra con tanti riflessi azzurri, argentei, quasi verdastri, che però si comporta benissimo, non è niente, niente, niente male, soprattutto considerato quella che secondo me è l'occasione perfetta per gli ombretti Colourpop, che è la quotidianità. E in questa palette sono presenti anche due cialde marmorizzate, Outer Rim e Space Pirate, questa qua, che hanno perso un po' la loro consistenza, la loro apparenza marmorizzata, perché andandole ad usare con il dito ho mescolato un pochino le varie componenti cromatiche, quindi sono diventate più uniformi. Altre due palette legate alla saga di Guerre Stellari che ho preso, che desideravo proprio avere, sono quelle di ispirate alla serie The Mandalorian. E la primissima, che non potevo non avere, è la The Child, che è ispirata al cosiddetto Baby Yoda. Questa contiene dei verdi, verde salvia, spenti, che adoro. Credo di non aver mai realizzato direttamente sul canale un video con questa palette, però utilizzata tantissimo appena uscì, che era nell'autunno 2020, quindi nel periodo in cui insegnavo a Bologna Centro, quindi fine 2020 e tutta la prima parte del 2021, l'ho utilizzata molto. È bellissima, proprio bella, 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 e ha la sua controparte naturale nella palette appunto dedicata a The Mandalorian, che ha una selezione cromatica particolarissima perché è tendenzialmente grigia e marrone. Anche qui c'è un duochrome, vediamo se ve lo ritrovo. Sì, c'è un duochrome pazzesco che è Clan of Two. Va dal bordeaux al verde petrolio, molto 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 particolare, molto smoky, e fa da solo un look. E potete vedere come questa selezione di tonalità grigie e marroni fredde con questo pop di color mostarda, che incredibilmente ci sta benissimo, è un perfetto contraltare a quest'altra. Se le metto vicine è come se formassero una palette unica, perlomeno per i miei gusti. Mi piace davvero 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 tanto. Questa è uscita nell'autunno 2022 e l'ho comprata originale. È la terza palette in collaborazione con la saga di Hocus Pocus e questa qui si chiama All Hallows Eve. È la perfetta palette di Halloween, cioè contiene tutti i colori che noi associeremo a questa ricorrenza, uscita in casa Colourpop. E anche questa palette ha la possibilità di realizzare un look coerente e armonioso seguendo le colonne, perché abbiamo questa colonna più sui neutri freddi con i grigi, la colonna viola, la colonna verde, la colonna arancio, e questa colonna particolarissima perché questi marroni hanno uno spiccato sottotono verdastro. È una palette particolarmente pigmentata per essere una palette di Colourpop, più pigmentata del solito. Io l'ho apprezzata moltissimo. Questo colore, che è Candle is a Light, è luce pura, veramente una consistenza particolarissima, così come 17th Century. Questi sono degli ombretti sorpresa e alcuni di loro hanno la stessa consistenza, la stessa formula dei Super Shock Shadow, cioè gli ombretti in pottino cremosi, ultraluminosi, che purtroppo hanno il difetto di seccarsi presto, che sono stati un cavallo di battaglia di Colourpop. E a questa palette ho dedicato un video di gennaio 2023, credo, in cui realizzo un trucco con l'arancio, il viola e una di queste due tonalità.
tonalità che non ricordo super luminose a unire questi due colori complementari. Poiché la capostipite delle palette in collaborazione con Hocus Pocus a me piaceva tantissimo, ma ogni volta che è stata rifornita sul sito io l'ho sempre persa perché faceva il fumo, cioè peggio dei cornetti appena sfornati al mattino nel forno. E quando l'ho trovata su Vinted non ho fatto, cioè non mi sono potuta esimere e l'ho presa. Questa è uscita nell'autunno. Sì, questa è uscita ad ottobre 2020, diciamo poco prima della palette di Baby Yoda, ed è la Get Around Sister. Tra l'altro è delizioso questo pack con il calderone dove cuociono le pozioni delle streghe, e dietro anche i nomi degli ombretti sono riportati all'interno di una piccola pozione. Così come nella palette della All Hallows Eve, scusate se faccio un po' fatica con i nomi, vi faccio vedere la cura del pack, perché il cartoncino ha un buco apposito per cui quando ci si rinfila dentro la palette le tre sorelle sono all'interno di questo quadretto. È deliziosa. Comunque, torniamo alla Gather Round Sister, che è stata un po' un cult di Colourpop, e io da brava asinella l'ho desiderata e non l'ho mai utilizzata. Questa è una palette bellissima, molto cupa, smoky, molto autunnale. Anche qui è parecchio intuitiva, perché gli ombretti sono disposti per colonne di tonalità simile. La palette dalla scelta cromatica davvero deliziosa. Io già da quando era uscita la prima volta l'avevo desiderata tantissimo, però non ero mai riuscita a prenderla originale, e quindi questo dovrebbe essere, diciamo, un reminder molto amichevole, una lezione che mi spinga a riprendere queste palette in mano e ad utilizzarle molto molto più spesso, perché sono semplicissime da utilizzare, durano tutto il giorno, e quindi che cosa si vuole di più? Concludo con le ultime due arrivate che facevano parte nell'ordine che comprendeva anche la Troublemaker e la Control Alt Glam, ovvero quelle dedicate a Sailor Moon. Cioè, sono deliziose. La prima è stata un classico, proprio la Pretty Guardian, dedicata solo alla protagonista, mentre l'altra, For Love and Justice, che è uscita l'estate scorsa, è dedicata a tutte le Sailor. Si caratterizzano per delle storie colore molto chiare, molto eteree, pastello, che sono perfette per la primavera. Ma la capostipite, che è la Pretty Guardian, ha questo bellissimo pack. Chi è stata bimba negli anni 90 apprezzerà sicuramente questo motivo. Se sentite quanti ricordi si vengono evocati se io stricio le unghie su questo materiale e muovo la nostra fantastica protagonista, cioè io non potevo non averla. Questa su Vinted viene rivenduta a peso d'oro, conviene acquistarla quasi dal sito originale, nuova, perché con la dogana e tutto verreste a pagare di meno rispetto a quanto l'acquistereste su Vinted. E la storia colore è questa qui, come vi avevo anticipato, molto eterea, molto pastello, molto primaverile. Ci ho già realizzato un look semplicissimo in cui avevo truccato la parte iniziale dell'occhio con questo giallo che è Justice, avevo dato un pochino di profondità nella parte esterna sempre con Justice, e poi a tutta palpebra avevo applicato Silver Crystal, che è un ombretto delizioso, è un rosa chiarissimo con riflessi dorati, che è luce pura sulla palpebra. Ha bisogno di colla glitter per esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. L'unico difetto che ha avuto questa palette è che il trucco, dopo forse 12 o 13 ore che l'ho truccata, era sbiadito, però d'altra parte ci sta anche questo, nel senso non mi sono messa della vernice sugli occhi, e parliamo comunque di ombretti che costano $18, una palette che costa $18. La sua sorellina, quindi quella For Love and Justice, ha una storia colore sempre pastello, però più fredda e più colorata, nel senso rimangono sempre queste tonalità rosate, vinaccia, cioè questo ombretto qui che si chiama Starlight, che è luminosissimo, però il nostro sguardo, non appena apriamo la palette, viene subito attratto da questo color pervinca, che è molto particolare, si chiama Her Destiny, e da queste due punte di blu, una che è blu cobalto, che è Starry Sky, e questo azzurro menta, che è acqua. Splendida, non vedo l'ora di utilizzarla, perché questa qui è veramente intatta, non ho fatto nemmeno gli swatches. Bene, sono arrivata alla fine di questa sfilata. Come... Ciao, mi chiamo Sandra Marchigiano, vengo da New York, sono contenta per fare sta sfilata. E,
È stato un piacere radunarle tutte come delle brave sorelline e così per rendermi conto di quante bellezze ho nel cassetto, alcune mai toccate, soprattutto parlo della Limelight che è da 2 anni che aspetta di essere esplorata, di essere applicata sulle mie palpebre. E ringrazio Matilde per avermi dato lo spunto per girare questo video, perché questi sono video semplici, veloci, che si preparano con poco e che di solito piacciono perché possono essere ascoltati anche come sottofondo. E giunta a questo punto, lancio una piccola sfida. La signora della Lidl, che è Elisabetta R, la conoscete tutti, ha un canale che è proprio raffinatezza e classe e relax puro, qui su YouTube, ve la taggo, ma tanto la conoscete già. Possiede anche lei una discreta collezione di palette Colourpop, quindi io arrivo alla fine di questo video per sfidare Elisabetta a girare anche lei la sua collezione di palette Colourpop. Lei ha una selezione più, diciamo, più affine ai suoi gusti, molto più signorile rispetto alla mia, insomma, diciamo, ci sono meno fregnacciate rispetto alla mia collezione di palette Colourpop, ma io personalmente sono molto molto curiosa di vedere le sue palette radunate in un unico video, in modo da poter ripassare insieme questa carrellata di colori e texture che però sono molto molto adatte ad un utilizzo quotidiano. E visto che non sempre la nostra vita è un'occasione da essere vissuta sotto le ring light, anzi quasi mai, ma è soprattutto fatta di quotidianità, ma quotidianità che noi possiamo affrontare anche con dei make-up comunque sì quotidiani, ma non banali, ma su cui insomma non c'è da sputarci sopra. Io aspetto tantissimo che questo video, mi farebbe piacere che Elisabetta seguisse, insomma, raccogliesse questa sfida. Io vi aspetto nei commenti perché mi fa sempre molto piacere leggervi e soprattutto vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!